La sera del 30 dicembre 2021, Sebastiano telefonò alla vicina di casa Gabriella per farle una richiesta strana. Le domandò se per caso poteva prestargli una corda oppure un cavo. Gli serviva perché, a suo dire, era stato chiamato da una persona che doveva soccorrere. Uno pneumatico dell'automobile di questa persona era rimasto impantanato. Lui si sarebbe dovuto recare con questa corda vicino al canale dove era successo il piccolo incidente per cercare di tirare sulla macchina. Questo dettaglio rientra nella misteriosa vicenda della morte di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata il 5 gennaio 2022 in un bosco a Trieste. Ciò che suscita curiosità è che pochi giorni prima del macabro ritrovamento del cadavere di sua moglie, Sebastiano Visintin aveva effettuato una telefonata insolita alla sua vicina di casa, Gabriella Micheli. Nella chiamata Visintin le aveva chiesto una corda, affermando di aver bisogno di aiuto per liberare una macchina. Questa informazione è emersa da una testimonianza resa dal perito Luca Russo, su incarico dell'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta il fratello di Liliana. Questo particolare racchiude ulteriori dettagli rilevanti. Va ricordato che era il 30 dicembre 2021, la vigilia di Capodanno, una settimana prima del ritrovamento del cadavere di Liliana nel bosco. Cosa fece Sebastiano Visintin quella sera del 30 dicembre? Le risposte emergono da un'analisi del suo telefono. Dalle 21:20 in poi, l'uomo ricevette diverse chiamate da suo figlio Pier Giorgio, avuto dalla sua prima moglie. Sembrerebbe che fosse proprio suo figlio a necessitare di assistenza a causa di un'auto bloccata. Di conseguenza Visintin chiamò la vicina per richiedere una corda. Tuttavia non fu l'unica persona che lo contattò. Il pensionato ricevette anche una chiamata di un individuo che viveva a oltre 100 km di distanza. Ciò solleva interrogativi su come quest'ultimo potesse fornire assistenza vivendo così lontano e perché non avesse invece richiesto l'intervento di un servizio di soccorso stradale, considerando che si trattava di pieno inverno e la situazione poteva apparire critica. L'analisi del cellulare ha rivelato che alle 21:48 Sebastiano si spostò da Trieste a Doberdò del Lago. Le celle telefoniche nella località di Doberdò del Lago, situata a circa 30 km da Trieste e nella provincia di Gorizia, hanno registrato l'uso del telefono di Visintin tra le 21:56 e le 22:46. Successivamente il cellulare è stato localizzato in movimento in direzione di Trieste. Il cellulare del figlio ha seguito lo stesso percorso. Visintin ha spiegato di essere riuscito ad aiutare Pier Giorgio a liberare l'auto utilizzando un cordino della bicicletta, poiché non era stato in grado di procurarsi una corda o un laccio. L'avvocato Gentile ha richiesto alla procura e al giudice di effettuare ulteriori indagini su questa circostanza e ha proposto una ricostruzione della scena per determinare se sia effettivamente possibile liberare un'auto che pesa diverse tonnellate utilizzando un cordino così esile. Né la procura né il giudice hanno approfondito la questione. Durante le scorse settimane sono stati ascoltati in procura Laura Grassi e Giuseppe Gramegna, due amici di Liliana. Il giudice aveva richiesto un'analisi completa dell'hard disk, che Visintin avrebbe consegnato a questa coppia di amici. Inoltre sono stati interrogati per scoprire se avessero informazioni riguardo alla somma di denaro ritrovata in casa di Resinovic. Gabriella Micheli è stata ascoltata sulla questione del ritrovamento della fede nuziale di Lilly, che la donna non indossava il 14 dicembre 2021. Anche Claudio Sterpin, l'amante di Liliana, è stato convocato in procura per comunicare la password dei suoi account personali, che saranno oggetto di analisi alla ricerca di prove. In sintesi, l'indagine prosegue, ma il quesito rimane irrisolto. Liliana si è suicidata? O è stata vittima di un omicidio?